trentesima edizione più o meno, Piazza Castello, la ditta parente Firework ci delizierà con lo spettacolo pirotecnico, quindi con l'incendio della torre che costringerà la Befana, la vecchia, ad uscire dalla torre per atterrare nel classico falò da cui trarremo gli auspici per il nuovo anno. Non vuol compiere questo rito e fugge al popolo rifugiandosi all'interno di questa torre. Ma il popolo deve consumare a tutti i costi questo rito, per cui decide di applicare fuoco alla torre e solo quando la torre sarà letteralmente invasa dal fumo e dalle fiamme, la vecchia tenterà questo ultimo gesto disperato. Si lancerà dalla torre, ma come suol dirsi, va a cadere dalla padella alle braccia. Perché dalla torre fugge sì, però va a finire su un'enorme catasta di legno preparata d'arte, dove sarà decretata la sua fine. Un enorme impegno, visto che si lavora 15 giorni per un giorno solo di manifestazione, ma che dà enormi risultati e grandissime soddisfazioni. Quest'anno per la prima volta abbiamo aggiunto una calza piena di dolci da mettere a sorteggio alla fine. Alla mattina c'è la Befana che gira per le vie del paese dando dolci ai bambini, e gli stand gastronomici e le bancarelle funzionano tutta la giornata, quindi dal mattino alle 10 fino alla sera.